Settimana scorsa ho parlato della storia recente della backdoor di XZ. Senza entrare troppo nel merito della questione, ho detto che quello tipo di sistema utilizza LZMA come algoritmo di compressione. Quindi mi sono detto, perché non parliamo di compressione dei dati? Esistono due tipi di compressione. Quelli con perdita e quelli senza perdita. Quelli con perdita sono quegli algoritmi di compressione che, quando vengono ricostruiti i dati, si perdono qualche pezzo. Quelli senza perdita, i dati compressi mantengono tutta l'informazione dei dati originali, tali per cui, quando vengono poi ricostruiti, sono tali e quali. Benché, come annunciato nel titolo di questo video, parlo di quelli lossless, quindi senza perdita, è meglio fare una panoramica generale su questi due mondi. I sistemi di compressione lossy, quindi quelli con perdita, generalmente vengono utilizzati per comprimere dati multimediali. MP3, JPEG, H.661 sono tipici esempi di compressione con perdita per formati audio, immagini e video rispettivamente. Gli algoritmi di compressione lossless vengono generalmente usati per i dati. Se io voglio comprimere i file che si trovano all'interno del mio computer, li voglio poi decomprimere tali e quali, cioè non voglio perdere nulla. Ovviamente ci sono algoritmi di compressione lossless per formati multimediali, quindi diciamo non è che posso mettere una vera forbice in cui dico lossless per i dati e lossy per file multimediali, non si può fare questa cosa, ma in ogni caso abbiamo queste due macro categorie, senza perdita e con perdita. Il fulcro di questo video infatti è quello di parlare degli algoritmi lossless, in particolare quelli applicati agli archivi compressi. Tutti noi, penso, abbiamo usato archivi compressi. Zip, RAR, 7zip, la lista non finisce. Sicuramente avete notato che non ho citato TAR. Mi tolgo il dente adesso, prima di proseguire con la sostanza di questo video. TAR non è un formato di archivio compresso. I file TAR contengono semplicemente tanti file, ma li mette semplicemente assieme, non li comprime. Infatti, in generale, si usa successivamente un algoritmo di compressione per comprimere un file TAR, che potrebbe essere gzip, bzzip2, anche il nostro caro, amato e odiato XZ. Quindi, per quanto riguarda gli archivi compressi, abbiamo due scuole di pensiero. Quelli che preferiscono creare archivi di file compressi, tipo zip, e quelli che preferiscono comprimere un solo file, o meglio dire, un flusso di dati. E siccome comprimere un file per volta può essere una vera e propria rottura di scatole, allora si usano formati di archiviazione come TAR. Dunque, iniziamo dalle basi e poi procediamo con ordine. Algoritmi di compressione senza perdita, o comunque quelli più famosi, sono fondamentalmente tre. Gli altri, che vedremo velocemente in questo video, possono essere una variazione o una combinazione di questi. Abbiamo la nostra sempliciotta Run Length Encoding, la LempLevZiv chiamata LZ77, e la codifica di Huffman. Quindi questi sono i tre più importanti e sono quelli che vedremo oggi. Detto ciò, iniziamo con la sostanza di questo video e parliamo di Run Length Encoding. Iniziamo con definire cosa sia una run. Una run è definita come una sequenza di caratteri uguali che si ripete. Semplice. Osservate la sequenza a schermo. Contiene un certo numero di A, seguite da un certo numero di B, e infine seguite da un certo numero di C. Questa sequenza, che vede qua a schermo, ha quindi tre run.
Quindi, poiché possiamo capire facilmente, basta contarle, la lunghezza di ogni run, possiamo trascrivere la nostra sequenza in questo modo. 10A, poi seguito dalla seconda run 8B, seguita dall'ultima run 14C. La run length encoding, quindi, di questa stringa, la vedete qua a schermo, quindi 10A, 8B, 14C. Molto semplice e anche molto comodo. Tuttavia, la realtà dei fatti è molto diversa da quello che si pensa. I dati, molto spesso, non sono così organizzati. Basta avere questa sequenza che vedete a schermo, AB, 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 ripetuto diverse volte, è sufficiente per non far più funzionare bene la run length encoding. Ovvero, non è che non funziona, quello che accade è che il risultato della compressione risulta più grande dei dati stessi, quindi a questo punto è meglio che ci teniamo la sequenza nuda e cruda, AB, 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 è quello che sta per essere, giusto? Quindi la run length encoding può essere utilizzata in casi particolari. Ma ritorniamo appunto a questa sequenza, questa qua AB ripetuta diverse volte. È chiaro che abbiamo delle ripetizioni e come possiamo sfruttarle? Questo è quello che cerca di fare LZ77, la Length Lev Ziv Encoding. Si chiama 77 perché è l'algoritmo che è stato proposto nel 1977. Vi dico come funziona in breve e poi vediamo un esempio. La LZ77 utilizza due buffer. Quello di ricerca, chiamato Search Buffer, e il Look Ahead Buffer, cioè il buffer che guarda avanti. Entrambi vengono utilizzati per trovare ripetizione. Per ogni sequenza che si vuole comprimere, abbiamo bisogno di tre valori: offset, lunghezza e carattere deviante. Ma cosa significa tutto questo? Secondo me è più semplice spiegarlo con un esempio pratico. Torniamo a questa sequenza. Alla prima iterazione ci troviamo dove indica la freccia, ovviamente sul primo carattere. Il search buffer sta prima della freccia e il look ahead buffer sta dopo la freccia, compreso il carattere in cui ci troviamo. Quindi il search buffer in questa prima iterazione è vuoto e il look ahead buffer è grande quando tutta la sequenza, ad eccezione dell'ultimo carattere. In realtà anche l'ultimo carattere fa parte del look ahead buffer, ma per questo esempio, proprio per spiegarvelo dal punto di vista grafico, mi fa più comodo escluderlo. Poiché in questa prima iterazione non abbiamo nulla da cercare, visto che il search buffer è vuoto, mettiamo 00A. Cosa significano esattamente questi valori? Li vediamo tra un po'. A questo punto ci spostiamo di una posizione. Notare che il look ahead buffer si sposta di conseguenza e quello che sta prima della freccia entrerà a far parte del nostro search buffer. Il trucco è quello di trovare quanti caratteri possibili all'interno del look ahead buffer che sono presenti all'interno del search buffer. In questo caso non c'è nulla perché nel search buffer abbiamo solamente una A, ma noi ci ritroviamo come primo carattere una B. Quindi non abbiamo trovato un match e mettiamo 00B e ci spostiamo di un'altra posizione. Adesso qua viene il bello. Il primo carattere nel look ahead buffer si trova anche nel search buffer e anche il secondo si trova nel search buffer e sono entrambi nella stessa proprio sequenza. Questa ricerca si ferma quando arriviamo alla questa A segnata dalla freccia. Per due motivi. Il search buffer è terminato, ma anche perché la A è il primo carattere che devia dalla sequenza nel nostro search buffer. Questo è il motivo per cui si chiama carattere deviante, perché devia dalla sequenza del search buffer. Adesso dobbiamo definire l'offset. Dalla freccia arancione, quanti caratteri indietro mi devo spostare per trovare la sequenza riscontrata? In questo caso 2. E quanto è lunga la sequenza riscontrata? 2 caratteri, quindi mettiamo 2, 2, A. Perché devo andare indietro di 2 posizioni e la sequenza è anche di 2 caratteri. E il carattere deviante
successivo alla sequenza che io ho matchato è la A. A questo punto mi sposto esattamente di 3 posizioni, perché la sequenza trovata era di 2 posizioni, più 1 perché devo tenere in considerazione il carattere deviante. E adesso è bellissimo, perché abbiamo la sequenza BABA, che la troviamo anche nel search buffer, con un offset di 4 e una lunghezza di 4 caratteri. Il carattere deviante è questa B, e scrivo 44B e mi sposto di 5 caratteri. A questo punto mi trovo questa sola A, perché B, essendo l'ultimo carattere, è di default un carattere deviante. Ecco perché in questa visualizzazione che vi ho fatto ho preferito lasciarlo fuori dal look ahead buffer. La A si trova in diversi posti all'interno del search buffer e dipende un po' come abbiamo implementato la L077. Possiamo sia implementarla scorrendo il search buffer da sinistra verso destra, e in questo caso la A sarebbe la prima, che ha un offset di 10 caratteri, oppure possiamo implementarla scorrendo il search buffer da destra verso sinistra. In questo caso troveremo la seconda A a partire dalla freccia arancione e quindi ha un offset di 2. Mettiamo il primo caso, 10-1B, e abbiamo finito. Ovviamente per questo esempio didattico ho utilizzato per la compressione più caratteri della, diciamo, sequenza vera e propria. Però L077 è il sistema più usato in generale, perché funziona molto bene quando applicati a dei dati reali. Ci sono 2 considerazioni da fare. Poiché il mio esempio era molto breve, cioè molto corto, non ho specificato che il search buffer e il look ahead buffer non sono grandi quando tutta la sequenza, ma di solito sono limitati. Questo lo si fa per tanti motivi, tra cui quello di ridurre il tempo, proprio i tempi e il costo computazionale che serve al programma di comprimere i dati. E quanto devono essere grandi questi buffer? Questa in realtà è una bella domanda, che non ho trovato una risposta univoca, secondo me dipende dall'implementazione. Se la dovessi implementare io, ci sono diverse opzioni. Se voglio utilizzare un byte per ogni elemento della tripletta, userei 256 caratteri sia per il look ahead che per il search buffer. Se invece utilizzo 2 byte per rappresentare i valori della tripletta, ad eccezione del carattere deviante ovviamente, le finestre avrebbero una lunghezza di 65.000 byte, che secondo me sarebbero troppo grandi. Io credo che farei un approccio misto. Userei 2 byte per il search buffer e un solo byte per il look ahead. In questo modo la tripletta sarebbe rappresentata da 4 byte in totale, perché dobbiamo sempre considerare il carattere deviante. Della LZ77 ci sono diverse variazioni, tra cui la LZSS e la famosissima LZMA. La LZSS si differenzia nel modo in cui la codifica viene fatta. Viene intanto tolto il byte deviante, quindi rimane solamente come informazione l'offset e la lunghezza del match della stringa riscontrata. Ogni sequenza ha un bit, quindi un flag, che indica se il carattere successivo è un literal, ovvero byte lasciati così per come sono, quindi non vengono, diciamo, toccati. Nell'esempio precedente, la prima A e la prima B non venivano toccati, però io mettevo sempre, diciamo, 2 numeri, quindi occupando più spazio. Quindi questo bit può essere o per indicare literal, quindi byte che non vengono toccati, quindi compressi, oppure l'altro valore di questo bit indica che i byte a seguire indicano una coppia di offset e lunghezza. LZMA migliora LZ77 perché utilizza una tecnica chiamata Range Encoder, che non affronto in questo video perché è molto complicata. E quindi adesso passiamo alla codifica di Huffman, e sono sicuro che già qualcuno di voi la conosce. E perché non rinfrescarci la memoria? Dopo la sigla. Benvenuti e
E ritrovate i pinguini in questo nuovo video di FK Under the Hood. Io sono Valerio e oggi parliamo di compressione lossless. Prima di proseguire vi invito a supportare il mio canale iscrivendovi, lasciando un like e anche, perché no, lasciate un commento qui sotto. Se volete potete offrirmi un caffè virtuale e lo potete fare tramite Ko-fi. Il link lo troverete in descrizione e quindi proseguiamo. Le codifiche che abbiamo visto finora operano a livello di carattere, quindi per essere più generici a livello di byte, quindi a blocchi di 8 bit per volta. La codifica di Huffman converte ogni carattere con un numero più piccolo di bit, quindi cerca di restringere i bit quanto più possibile. Vediamo questo esempio. Abbiamo la scritta iscriviti al canale, che è formata da queste lettere che vede qua in questa tabella. Il carattere in fondo alla tabella è un underscore che lo uso per rappresentare lo spazio tra le parole. Per ognuna di queste lettere potremmo utilizzare una codifica con 4 bit nel modo che vede qua a schermo. Essendo 19 caratteri totali, usando una codifica ASCII a 8 bit, abbiamo un totale di 152 bit. Se usiamo la codifica a schermo, abbiamo 76 bit, perché sto facendo una codifica DOC che ha solamente 4 bit. Quindi già stiamo risparmiando il 50% dello spazio. Ma c'è un problema. Il problema è che devo condividere questa tabella, perché la sto facendo ad hoc su dei dati che mi passa l'utente. Quindi dobbiamo pensare di ridurre ancora, diciamo, lo spazio occupato dai nostri dati per risparmiare più spazio, perché dobbiamo tenere in considerazione che dobbiamo passare sta tabella. E come si fa? Vedete quanto è 0 e 1 ci sono qua ritornanti in questa codifica che ho fatto io a 4 bit? La codifica di Huffman riduce al minimo questi bit, codificando ogni carattere con un numero variabile di bit e non fisso come abbiamo visto finora. Inoltre usa una codifica più piccola per i caratteri più ricorrenti, mentre più lunga per i caratteri meno frequenti. E adesso vediamo come si fa. Per ogni carattere contiamo quante volte compare nella nostra sequenza. E adesso mettiamo in ordine questi caratteri in base alla loro frequenza. A questo punto costruiamo un albero, partendo dalle foglie che vengono rappresentate dai caratteri con meno frequenza. Faccio alcuni esempi passo passo, poi ovviamente mostro tutto l'albero completo perché sono molti passaggi ripetitivi. Prendiamo due caratteri con bassa frequenza, tipo S ed R, e li mettiamo in due nodi del nostro albero, diciamo due nodi separati. Adesso creiamo un nodo genitore che rappresentiamo come SR, ma non c'entra nulla con la sequenza di caratteri SR, è solamente un modo per dare un'etichetta a questi nodi di quest'albero perché ci serve. Togliamo dalla tabella SR e mettiamo questo nuovo nodo che abbiamo chiamato SR, e come frequenza mettiamo la somma delle frequenze, quindi 2. Facciamo la stessa cosa con gli altri nodi con bassa frequenza, tipo T ed E, e proseguiamo a unire i nodi e sommare le frequenze fino ad arrivare alla radice dell'albero. Ora fatemi centrare quest'albero perché ci serve spazio. È importante notare che i caratteri con alta frequenza stanno più in alto nell'albero, mentre quelli a bassa frequenza stanno più in basso. E questa è una cosa importante da vedere perché adesso ci torna. Ora come faccio a codificare la mia stringa iscriviti al canale? Semplice! Per ogni carattere cerco all'interno dell'albero. I percorsi a sinistra, quindi in verde, rappresentano il carattere 0, mentre quelli a destra in arancione rappresentano il bit 1. Iniziamo con la I. Facciamo un passo a sinistra e poi un passo a destra, quindi viene rappresentato come 0 e 1. Passiamo alla S. Dobbiamo fare 3 passi a destra e 2 a sinistra, perché la S ha una frequenza minore, quindi ha una sequenza di bit più lunga, che in questo caso è 11100. E proseguiamo così fino alla fine. Se contiamo tutti questi bit, vediamo che sono 63. Non male! La codifica di Huffman è molto potente e infatti viene usata
credo, in quasi tutti gli algoritmi di compressione lossless. Ora che abbiamo definito questi tre sistemi di compressione, Run Length Encoding, LZ77 e tutte le sue varianti e la codifica di Huffman, quali di questi sistemi usano i programmi di compressione che usiamo o diciamo tutti i giorni? Dunque, iniziamo con Zip e GZip. Questi due utilizzano Deflate. E che cos'è Deflate? Deflate è un algoritmo di compressione che usa LZ77 seguito da una codifica di Huffman. Deflate può essere implementato utilizzando una codifica di Huffman statica, che può essere definita, per esempio, all'interno del codice del programma, diciamo del tipo che l'ha implementata, o magari standard per tutti, oppure può essere dinamica, ovvero creata ad hoc per i caratteri, diciamo, cioè per i dati forniti dall'utente. Tuttavia, un albero è molto grande, quindi di solito si fa, credeteci o no, la codifica di Huffman dell'albero della codifica di Huffman. Anche il file RAR usano LZSS. Invece abbiamo visto che LZMA è utilizzato da XZ7Z. BZIP2 è molto complicato. Utilizza tanti passaggi, che tra questi passaggi abbiamo la Run Length Encoding e anche la codifica di Huffman, ma almeno ci stanno altri 7 passaggi, che non sono in quest'ordine che vi ho detto tra l'altro. Credo che B7ZIP2 necessita di un video tutto suo. Vediamo come va questo e magari ci inizio a pensare. Quale di questi algoritmi di compressione funziona meglio? Online ho trovato un tipo che comprime un TAR contenente il kernel di Linux, credo che sia solamente il sorgente, che è di 500 MB e testa 3 programmi, GZIP, che abbiamo visto che usa Deflate, XZ che usa LZMA e BZIP2 che è quello strano con tanti passaggi. Li mette a confronto per ogni livello di compressione, da 1 a 9, e qui ci abbiamo i risultati. XZ, che è la linea verde, è quello che riesce a comprimere più di tutto. GZIP è quello, diciamo, messo peggio, che è quello in blu. BZIP, che è quello, diciamo, a metà, ma insomma, se la caviglia. Ovviamente c'è la questione dei tempi di compressione, che io considero rilevante in base a quello che si deve fare. Se voi usate file compressi per tenerli parcheggiati da qualche parte, tipo online, in un cloud o in un hard disk secondario, che non si sa mai un domani dovessero servire, un algoritmo più lento ma che comprimo di più, secondo me fa a caso vostro. Poiché alcuni di questi algoritmi possono funzionare con flussi di dati che vengono trasmessi dalla rete e poi decompressi al volo, allora secondo me un algoritmo più veloce sarebbe l'ideale. Ovviamente, come dico sempre nei miei video, dipende sempre da quel che si deve fare. Questo video è risultato molto lungo e su molte cose, come abbiamo visto, ho dovuto, diciamo, sorvolare, andare più veloce. E quindi fatemi sapere se vi interessa qualche approfondimento. Ed è tanto che penso di portare un video su JPEG, ma il problema è che c'è parecchia matematica e non vorrei scoraggiare alcuni di voi, ma insomma, magari ditemelo voi qui sotto nei commenti, che nel frattempo vi ringrazio per la vostra attenzione e per essere stati qui con me fino a questo punto, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao Gilu!